lo ricordo molto bene quel momento, perché è stata la prima giornata domenicale che io non ero di servizio alla RAI. Quella domenica del 23 novembre alle 19.30 ero a casa. Alla prima scossa si capì subito che qualche cosa di straordinario stava accadendo. Io presi le mie due figlie e le strinsi sul divano per dire: state accanto a me che non succederà niente. Poi ci siamo messi sotto l'arco della porta, il più ampio. Quando abbiamo visto che invece era una cosa molto drammatica, appena fu possibile uscimmo di casa e trascorremmo molte ore proprio qui, nello spiazzo antistante la regione Campania, via De Cesare. E poi ancora qui, ecco, proprio in questo luogo, noi abbiamo trascorso, almeno io, perché quando la situazione si rasserenò un po', le mie figlie tornarono a casa con la mamma. Io rimasi ancora fuori per seguire meglio la situazione e proprio qui ho trascorso la notte all'Albiano. Ho pensato che avevo sempre sentito dire, credo che tutti l'avessimo sentito dire, che in caso di terremoto, se si è a casa, mettersi sotto l'arco della porta il più ampio, perché chissà perché c'è questa convinzione che lì il terremoto faccia meno danni, soprattutto alle persone. Ci fu un forte sentimento di solidarietà, perché il terremoto è uno di quegli eventi naturali rispetto ai quali ognuno si sente nudo, totalmente indifeso. Ecco, quando la paura raggiunge questi livelli è come se automaticamente si sviluppasse la solidarietà e soprattutto il bisogno di non sentirsi isolati, ma di vivere insieme. Ecco, io ricordo quella sera per molte ore questo tratto di strada tra via Santa Lucia e qui era pieno di persone, ci guardavamo negli occhi e già questo era, diciamo, dava conforto. Poi le altre solidarietà si sono sviluppate quando si è capito che il terremoto aveva fratturato la parte meridionale dell'Appennino meridionale, quella che a suo tempo già Giustino Fortunato definiva uno sfasciume pendulo tra i due mari, il Mar Tirreno e il Mare Adriatico. Di quello sfasciume pendulo il terremoto ci ha fatto toccare con mano la drammaticità dell'evento. Un terremoto che appunto ha devastato gran parte della Campania, ma gran parte anche della Basilicata e gran parte della Puglia. Quindi è un terremoto che ha risvolti drammatici in Campania, il terremoto napoletano, a 100 km di distanza fu avvertito in maniera molto forte e ci furono danni. Abbiamo avuto 120 morti, molti feriti, molti senza tetto. Il crollo, l'implosione di un intero grattacielo. Quindi la solidarietà si è sviluppata ed è proprio in base a questo forte sentimento di solidarietà e di partecipazione umana che è nata la protezione civile, perché fino a quell'epoca, fino a quell'evento non esisteva, strutturata come oggi purtroppo la conosciamo meglio, dico purtroppo perché poi i terremoti non sono mancati, ne sono venuti altri disastrosi, però è nata questa struttura di cui fino a quel momento non sapevamo. Struttura poi alimentata e resa ancora più efficiente nei limiti in cui si poteva creare efficiente dal famoso grido di Sandro Pertini: fate presto. Ecco, questo fate presto è rimasto nella memoria di tutti come simbolo di un terremoto che ha fatto più di 3.000 morti, una quantità enorme di dispersi e 400.000 senza tetto. Il primo problema
e di dare immediatamente alloggio ai senza tetto. Fu costruita la cosiddetta baraccopoli nell'ambito della mostra d'Oltremare. E certo, a ripensarci oggi, una baraccopoli, cioè una città fatta di baracche, di tende. Immaginiamo con quali comfort, visto il criterio, il momento di emergenza in cui si è dovuto operare. E soprattutto ricordo poi la questione abitativa, per cui scattò l'idea di requisire tutte le case sfitte, le ville per esempio della fascia donziana. Parte furono requisite per dare un immediato alloggio a tanti senza tetto. Poi fu avviata la costruzione dei 20.000 alloggi soltanto per la città di Napoli. E ricordo un dato impressionante: nel giro di poche ore arrivarono 80.000 domande per 20.000 alloggi, 80.000, quindi 80.000 famiglie che erano senza tetto. Fu dato avvio a una urbanistica cosiddetta emergenziale. Però poi ne abbiamo pagato le conseguenze, perché sono stati creati intorno a Napoli, e soprattutto nella fascia ai piedi delle colline, insediamenti abitativi che formarono una nuova corona di spine intorno alla città capoluogo. Io credo che da allora siano migliorate alcune cose di cui è giusto prendere atto. Intanto che bisognava uscire dalla urbanistica sbagliata, cioè senza un piano regolatore che stabilisse con rigore i criteri di costruzione, dove e con quali materiali. L'urbanistica antisismica. Beh, il terremoto ha dimostrato che prima questa urbanistica antisismica non era nelle idee dei costruttori. Quindi anche all'impeto speculativo dei costruttori fu posto un halt, un argine. E qua bisogna dare atto al sindaco Valenzi, che attivò, cominciando con la costruzione dei 20.000 alloggi, un nuovo modo di fare abitazioni, accessibili soprattutto economicamente, ma nello stesso tempo garantite e che dessero sicurezza agli abitanti. Una giornata bellissima, a tutto poteva far pensare tranne che dovessimo vivere una immane tragedia.